No, si ricomincia con la consapevolezza che dobbiamo fare meglio del girone d'andata, che abbiamo finito il girone d'andata in crescendo e che dobbiamo assolutamente continuare sulla striscia positiva delle ultime domeniche. Ho ritrovato un gruppo voglioso di far bene. Ci sono stati dei momenti difficilissimi dove tutti quanti, penso, pensavamo che sarebbe stata durissima, che far 21 punti sarebbe stata una cosa difficile, invece ci si è riusciti, però insomma dobbiamo continuare insomma, a fare quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane, calcolando che questa squadra nelle ultime 10 partite ha totalizzato 14 punti, che è un buon bottino per poter rimanere nella categoria. Io ho sempre detto una cosa su Matute, che chi ha 11 Matute è uno ricco. Se io avessi 11 matute mi sentirei un allenatore ricco, per le qualità umane che ha, oltre a quelle vabbè, fisiche e tecniche, che ha dimostrato di avere, perché con noi l'anno scorso ha fatto un grandissimo girone d'andata. È un giocatore che conosce la categoria perché l'ha fatta per tanti anni, un giocatore di personalità, dopo 2 minuti che ha messo piede in campo. Conosceva già il nome di tutti i compagni di squadra, quindi questo è una cosa che gli fa onore. Quindi è un giocatore che è venuto con tanta voglia di voler dimostrare. Speriamo che ci dia una mano come il resto. Ultimo. Ha approfittato Sì, è di una tutti quelli partita. presenti. È una partita. È un'incognita perché tutte le partite dopo le soste sono un'incognita, no? Perché non sai come ci arrivi. I risultati lo dimostrano, in Serie A ci sono stati risultati alla ripresa strabilianti, in Lega Pro la stessa cosa. È sempre E stato quindi è così alla sempre ripresa, stato, in tutte le certo, è categorie. sempre stato. E quindi speriamo di arrivarci con la testa preparata, partiremo un giorno prima per preparare meglio la partita, come stiamo facendo oltretutto, e quindi speriamo di arrivarci nel migliore dei modi.